Buongiorno miei cari amici, nel video precedente vi ho mostrato la mia prima ricetta dolce pensata per Halloween. Quest'oggi invece voglio proporvi una ricetta salata, sempre super sfiziosa. Andrò a preparare dei panini morbidi al latte a forma di ranocchia, sono morbidissimi, sembra di addentrare delle nuvole e poi sono simpatici da mettere nei buffet, ideali per i compleanni dei bambini. Questi panini sono molto versatili perché possono essere farciti con ingredienti dolci o come nel mio caso con ingredienti salati. Ai vostri bambini piaceranno tanto. E ora cosa aspettate? Venite con me in cucina, vi mostro gli ingredienti che andrò a utilizzare e vari step. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Gli ingredienti che utilizzerò per questa ricetta sono 500 g di farina manitoba, 150 ml di latte, 125 ml d'acqua, mezzo cucchiaino di zucchero, 11 g di sale fino, 20 g di burro, mezza bustina di lievito mastofornaio. Per questa ricetta io utilizzerò il Bimby. Voi potete utilizzare un'impastatrice o lavorare l'impasto a mano. Verso nel boccale la farina. Il latte. L'acqua. Lo zucchero. Il burro. Il sale e infine il lievito. Chiudo il boccale con il coperchio e lavoro modalità spiga per circa 5 minuti. L'impasto è pronto, lo lascio riposare nel boccale per circa 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, taglio l'impasto e realizzo pezzi da 40 grammi e pezzi da 5 grammi. Ecco fatto. Lavoro i pezzi e realizzo delle palline. Schiaccio con le dita la parte in avanti. Lavoro anche le palline più piccole. Con il dito premo leggermente la pallina grande e adagio quelle piccole a formare gli occhi. In una teglia da forno ho messo alla base la carta forno, ho adagiato le ranocchie. Come potete notare, la parte avanti della pallina grande è schiacciata. Lascio lievitare in un luogo caldo fino al raddoppio. I tempi variano in base alla temperatura, circa 2 ore. Ho coperto la teglia con la pellicola trasparente, in questo modo le ranocchie non si seccheranno. Le ranocchie sono cresciute, in un ricco ho messo un tuorlo e un goccino di latte, sbatto leggermente e con un pennello da cucina spennello le ranocchie.
E ora metto la teglia in forno preriscaldato. Faccio cuocere a 200 gradi per circa 25 minuti. Le ranocchie devono risultare belle dorate. I panini a forma di ranocchie sono pronti. Non vi dico che profumino! Devo resistere alla tentazione di divorarne uno. Ora li lascio raffreddare. Nel frattempo vi mostro gli ingredienti che utilizzerò per il ripieno. Occorrerà insalata iceberg, fette di tacchino, fette di galbanino. Voi naturalmente potete farcirli con gli ingredienti che più vi piacciono. A questo punto taglio il panino a metà e lascio una piccola parte senza essere tagliata. Farcisco il panino. In un cornetto di carta ho inserito del cioccolato fuso, realizzo le narici e gli occhi. I panini a forma di ranocchie sono pronti per essere degustati, sono carinissimi e super sfiziosi. I bambini li apprezzeranno molto. Potete realizzare questi panini dando la forma che più vi piace. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!